Blitz della Guardia di Finanza questa mattina negli uffici dell'ASP di Cosenza nel comune di San Vincenzo la Costa. 16 misure cautelari. Nei guai un medico, 4 infermieri e dipendenti del municipio. Il procuratore spagnolo, un'opacità di comportamenti preoccupante. Una nave carica di migranti è giunta stamattina nel porto di Corigliano, tra loro ci sono anche 22 minori non accompagnati. Problemi a Vibo per la gestione dell'emergenza immigrati. Dopo il massiccio sbarco di ieri, le istituzioni lamentano la mancanza di volontari. Abbiamo necessità di avere più operatori. Inchiesta Sacal, oggi gli interrogatori. Per i vertici della società di gestione dell'aeroporto di Lamezia, gli indagati, accompagnati dai legali, rispondono al giudice per indagini preliminari e chiariscono la loro posizione. Un imprenditore alla presila cosentina finisce domiciliari per bancarotta fraudolenta. Le fiamme gialle scoprono che l'uomo avrebbe distratto dei beni da un'azienda avviata al fallimento per non pagare i debiti. Buonasera dunque dalla redazione del TG10, la cronaca in apertura con il blitz della Guardia di Finanza di Cosenza negli uffici dell'ASP nel comune di San Vincenzo la Costa, scoperti altri presunti furbetti del cartellino, sono 16 gli indagati. I nostri servizi, vediamo. Sempre più sfrontati i furbetti del cartellino, eppure dovrebbero averlo capito che le forze dell'ordine ormai controllano gli uffici pubblici e qualcuno sì che lo ha capito, sa della telecamera e timbra per tutti, ma senza farsi vedere in viso, una cosa davvero vergognosa. Oggi è la volta dell'ASP di Cosenza, dove ci sono 20 indagati e un medico e 3 infermieri dell'unità di assistenza domiciliare integrata sono stati interdetti dalle loro funzioni. Uno timbrava e gli altri si impegnavano in attività private senza presentarsi al lavoro. Stesso copione nel comune di San Vincenzo la Costa, dove gli indagati sono 16 e 8 impiegati hanno adesso l'obbligo di firma. Anche qui il lavoro evidentemente puzzava. Adesso dovranno rispondere di truffa aggravata ai danni di ente pubblico. Sono indagini che toccano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, rivelando ancora una volta un'opacità di comportamenti che preoccupa. Specie se si va a vedere che alcune di queste persone avevano responsabilità di alleviare le condizioni di salute di nostri cittadini sfortunati e quindi in condizioni di disabilità. Un'operazione di polizia economico-finanziaria ad alta vocazione sociale, mi preme sottolineare questo aspetto. Stiamo profondendo il massimo sforzo in questo territorio cosentino. Stiamo rinforzando i nostri reparti, stiamo rinforzando in termini di ufficiali, comprendo gli organici, e saremo sempre più determinati nel proporre un esempio di legalità che deve contraddistinguere questa terra. Quella di oggi è solo l'ultima di una lunga serie di operazioni anti-assenteismo in Calabria, un fenomeno diffuso nella pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale, in continua ascesa nonostante le inchieste e le condanne. Si va dai comuni, piccoli, medi, grandi, alle regioni, alle province, dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, ai vari enti pubblici. Un vizio tutto italiano che, al di là delle implicazioni penali, ha pesanti ricadute a livello sociale ed economico, se si pensa a tutte le ore di lavoro non effettuate e agli inevitabili disservizi creati all'utenza. I precedenti in Calabria sono tanti, a cominciare dall'operazione scattata negli uffici di Rogliano dell'ASP di Cosenza il 7 febbraio scorso. 18 tra medici e funzionari nel mirino degli inquirenti. Il 21 aprile dello scorso anno, sempre per quanto riguarda l'azienda sanitaria provinciale, 16 furbetti del cartellino inchiodati negli uffici di Rossano. Nel novembre del 2016 a Reggio Calabria scatta l'operazione Torno Subito, ancora una volta dipendenti comunali, i quali anziché lavorare negli orari d'ufficio erano in altre faccende affaccendati. Nella città dello Stretto, altro importante precedente, nell'aprile del 2013, con ben 17 arrestati e 78 indagati. E poi ancora nel luglio dello scorso anno, chiusura delle indagini a Ciron Marina, 10 dipendenti comunali accusati di non aver ottemperato ai doveri di impiegati pubblici, ma di essersi concessi delle distrazioni mentre ufficialmente risultavano al lavoro. Nel 2014 i riflettori si erano accesi sulla regione Calabria, ben 51 tra dipendenti e funzionari indagati per assenteismo. Nel 2012 fece scalpore l'operazione scattata
A Pedace 11 dipendenti comunali arrestati, ma l'elenco è ancora lungo. Da anni gli inquirenti e soprattutto le Fiamme Gialle hanno posto particolare attenzione a questo malcostume. Spesso le indagini sono partite dalla segnalazione di altri dipendenti, stanchi magari di lavorare ed essere ligi al dovere mentre i colleghi se ne andavano a zonzo, a fare la spesa, a fare altri lavori, a coltivare i propri hobby, oppure dalle denunce di cittadini esasperati di recarsi negli uffici pubblici e non trovare gli impiegati, o peggio ancora nel campo sanitario, i medici per le prestazioni necessarie. Comportamenti considerati intollerabili dalla gente comune, soprattutto da chi non ha un lavoro, non riesce a trovare lavoro, si spacca la schiena per portare a casa uno stipendio e chi considera un privilegio poter lavorare nel pubblico. Lo scandalo Sacra adesso, oggi il giorno degli interrogatori ai vertici del Consiglio di Amministrazione, davanti al giudice per le indagini preliminari, il presidente, il responsabile dell'ufficio legale e il direttore generale. Chiesta la revoca dei domiciliari, sentiamo. Nel tribunale di Lamezia Terme, il giorno degli interrogatori per i vertici della SACAL, la società che gestisce l'aeroporto della città della Piana, finito nel vortice dello scandalo, il primo a essere sentito è stato il presidente Massimo Colosimo, che è arrivato accompagnato dai legali Nicola Cantafora e Massimo Scuteri. Un'ora e mezza dinanzi al giudice per le indagini preliminari Valentina Gallo, sono stati gli avvocati a rendere noto che Colosimo ha risposto a tutte le domande, chiarendo la sua posizione. Dopo di lui è toccato al responsabile dell'ufficio legale e al direttore generale Esther Michienzi e Pierluigi Mancuso, anch'essi affiancati dagli avvocati Enzo Ioppoli e Saverio Loiero. Tutti e tre sono finiti ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Eumenidi, coordinata dal Palazzo di Giustizia Lametino e condotta dalla Guardia di Finanza. Nei fascicoli degli investigatori lo scenario di illegalità diffusa, dello spreco, di cene e pernottamenti stellari che sarebbero stati pagati con soldi pubblici. I finanzieri, nel corso delle perquisizioni, hanno anche trovato in una cassetta di sicurezza 150.000 euro. L'inchiesta ha svelato un presunto sistema, come un vaso di Pandora avrebbe inglobato assunzioni clientelari, segnalazioni, tirocini che sarebbero stati svolti su precise segnalazioni di parenti ed amici. I reati contestati a vario titolo sono quelli di peculato, corruzione, abuso d'ufficio e falso. Nei prossimi giorni gli interrogatori degli altri 12 indagati a piede libero, tra cui il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno. Un imprenditore della Presila cosentina finisce nei guai per bancarotta fraudolenta. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, avrebbe distratto beni da una società avviata al fallimento per non pagare i debiti. La nuova società aveva molti debiti e così era stata avviata al fallimento, ma diversi beni erano stati distratti dall'imprenditore che aveva così creato una nuova società formalmente intestata da alcuni suoi familiari, ma di fatto da egli stesso amministrata. A scoprire la vicenda, la Guardia di Finanza di Cosenza, che dopo una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura Abruzia, ha arrestato per bancarotta fraudolenta un imprenditore della Presila cosentina finito ai domiciliari. Indagini non semplici per gli inquirenti, anche perché la documentazione amministrativo-contabile era stata distrutta e la sede della società risultava trasferita prima a Roma e successivamente in Romania. Le Fiamme Gialle tuttavia sono riuscite a ricostruire il patrimonio della società avviata al fallimento al fine di recuperare beni, denaro e immobili. È stato così scoperto che la vecchia società era stata svuotata attraverso un complesso sistema di trasferimento fittizio in favore della nuova. Magazzini, terreni, quote societarie, denaro e titoli per un valore complessivo di 900.000 euro distratti dall'imprenditore per sfuggire ai creditori. Aveva debiti infatti nei confronti di fornitori esposti per circa 330.000 euro e anche nei confronti di enti pubblici, ossia Agenzia delle Entrate, INPS e INEL, a cui la società fallita doveva circa 770.000 euro per il mancato pagamento di imposte e per non aver versato i contributi per i lavoratori dipendenti. E così, al termine delle indagini, gli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Cosenza sono riusciti a ricostruire le vicende societarie e oggi hanno sequestrato i beni distratti dal fallimento, notificando l'ordinanza di custodia cautelare all'imprenditore e 3 interdizioni nei confronti di altrettante persone, parenti dell'uomo, coinvolte nella vicenda. E adesso altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi, vediamo.
Tragico incidente stradale sulla strada statale 280 tra Catanzaro e Lamezia Terme. Il bilancio è di un morto e due feriti. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto si è ribaltata. Nell'incidente sono rimasti coinvolti altri mezzi. Maxi sequestro di beni a Reggio Calabria, la direzione antimafia ha posto i sigilli al patrimonio di Rosario Aricò, 57 anni, residente nella città dello Stretto. Il patrimonio sottoposto a sequestro consiste in 6 unità immobiliari, 2 autovetture e disponibilità finanziarie in corso di quantificazione. Ha preso fuoco questa mattina l'autobus della Lamezia Servizi, società che gestisce il trasporto locale a Lamezia Terme. L'automezzo stava transitando in via Perugini quando l'autista, che era da solo, ha visto il fumo sprigionarsi dalla parte posteriore del motore. L'uomo è riuscito a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I carabinieri di Oppido Mamertina hanno arrestato Andrea Abruzzese, 35 anni, noto alle forze dell'ordine. L'uomo deve scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di ricettazione commesso nel 2006 a 5 frondi. La dea bendata bacia Torano Castello, dove è stato realizzato un 5 al Superenalotto. Un fortunato giocatore ha centrato i numeri vincenti portando a casa 30.000 euro. Andiamo a Corigliano, la VOS Estia, nave carica di migranti, è giunta questa mattina in porto. Tra loro, tra i migranti, sono circa 300, ci sono anche 22 minori non accompagnati. Dal gennaio 2015 sono stati 12 gli sbarchi nel porto della città dello Ionio con 5.000 migranti giunti. Vediamo. Provengono per la maggior parte da paesi subsahariani, ma ci sono anche alcuni palestinesi tra i 309 migranti sbarcati nel porto di Corigliano. Dopo gli arrivi dei giorni scorsi a Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, è giunta nel porto della cittadina ionica la nave VOS Estia, un rimorchiatore dell'organizzazione umanitaria Save the Children, con a bordo 278 uomini, 31 donne, delle quali 7 in stato di gravidanza e 22 minori. Le operazioni di sbarco sono state gestite dalle autorità portuali, dalle forze dell'ordine e dai rappresentanti della prefettura di Cosenza, che in collaborazione con il comune hanno predisposto il necessario per lo sbarco e le destinazioni dei migranti. Le identificazioni e gli screening sanitari sono durati fino a notte fonda, quando i migranti sono stati trasferiti in Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Campania e Puglia. Procedura come al solito diversa per i minori non accompagnati, trasferiti nelle strutture autorizzate individuate dal comune di Corigliano. Solo alcuni di loro resteranno sul territorio e l'amministrazione provvederà a inserirli nelle strutture di accoglienza. I migranti, seppur denutriti, sono giunti in discrete condizioni di salute e non sono state riscontrate patologie particolari. Quello della VOS Estia è il 12° sbarco di migranti avvenuto nel porto di Corigliano dal gennaio 2015, quando attraccò il mercantile Ezzadin con a bordo circa 400 siriani, di cui 70 bambini. Pochi giorni dopo fu la volta del pattugliatore della Guardia di Finanza Gregoretti, dal quale scesero 505 migranti. Nell'aprile dello stesso anno una petroliera ne portò un centinaio tratti in salvo nel Mediterraneo e a giugno 2015 la nave Driade giunse nel molo di Corigliano con altri 475 migranti, tra i quali 100 minori. Nonostante le proteste dell'amministrazione comunale, gli sbarchi continuarono anche nel periodo post-alluvione. Il 29 agosto infatti attraccò la nave Corsi della Guardia di Finanza con 254 migranti a bordo. Anche il 2016 è stato un anno intenso. A giugno dall'imbarcazione militare irlandese Roisin sono scesi 498, di cui ben 91 minori. Imponenti dal punto di vista numerico gli sbarchi avvenuti nel mese di luglio e settembre, con la Bettica della Marina Militare arrivarono 837 migranti e dalla VOS Chablis, rimorchiatore di una ONG, ne scesero altri 833. In quei giorni, solo all'ultimo momento, sfumò lo sbarco di altri 1.000 migranti a bordo della norvegese Siam Pilot, dirottata verso il porto di Taranto. A ottobre l'attracco della Phoenix con 600 migranti e poi la Rio Segura della Guardia Civil Spagnola con 559 tra uomini e donne, 54 minori. Con lo sbarco della VOS Estia sono più di 5.000 i migranti giunti a Corigliano dal 2015 ad oggi. E lo sbarco record di Vibo Valentia con oltre 1.200 migranti arrivati ieri mette a dura prova la macchina dei soccorsi. L'appello delle istituzioni: mancano volontari per gestire l'emergenza.
Con lo sbarco di ieri nel porto di Vibo Marina, dalle proporzioni enormi, è scattata una vera e propria emergenza umanitaria, al punto che il CSV, il Centro Servizi Volontariato di Vibo Valentia, lancia un appello per il reclutamento di nuovi volontari disposti ad assistere i quasi 2.000 migranti che sono sbarcati. L'appello aiuterà le associazioni che già sono presenti e operano su 3 turni di lavoro praticamente senza sosta e per incrementare le operazioni in corso di protezione e di soccorso, ma non di supporto sanitario. Servono persone per la distribuzione di cibo, acqua, kit igienici, altri beni di prima necessità in una situazione di estremo disagio e di emergenza critica. Un problema di natura logistico-organizzativa che il presidente del CSV denuncia affinché non si ripetano situazioni simili. Questo appello sta andando a buon fine, nel senso che tante persone e associazioni stanno rispondendo. Stamattina abbiamo già avuto anche molte disponibilità da parte di associazioni che, non potendo partecipare direttamente, però stanno raccogliendo generi alimentari e materiale per la pulizia e per la cura delle persone. E anche qua dovremmo fare in modo che si lavori in preparazione di questi sbarchi, cioè gli alimenti non possono essere preparati e cercati soltanto al momento dello sbarco, si dovrebbero già creare dei magazzini adatti per raccogliere alimenti e materiale vestiario di pulizia durante tutti i giorni in preparazione di questi sbarchi. Allora là si potrebbe lavorare con molta più calma e fare in modo che i primi giorni siano coperti. Invece in questa maniera qua noi stiamo annaspando, perché ci sono tante associazioni che devono andare, scappano da un momento all'altro a chiedere alimenti o a raccogliere o a comprare alimenti o a cercare vestiario, però senza sapere a chi e come devono darli questi beni. E questo potrebbe essere superato, questo problema, se si creassero dei tavoli permanenti per organizzare, per coinvolgere anche altre associazioni. Non è corretto chiamare e coinvolgere persone che non sono state preparate per fare questo e chiamarle all'ultimo minuto perché appunto non ce la fanno più. Trasporti, lavoro, pubblica amministrazione al centro del congresso regionale della CISL che si è svolto a Feroleto Antico. Vediamo. Il tema dei trasporti al centro dell'11° congresso regionale della FILT CISL a Feroleto Antico nel Catanzarese, 2 giorni di dibattito e confronto su temi caldi che stanno caratterizzando il lavoro che non c'è, il lavoro precario, il lavoro che si perde in Calabria. Il sindacato denuncia un vero e proprio processo di disgregazione che sta interessando numerosi comparti nella regione e chiede alla politica di passare dalle parole ai fatti. Tra le priorità indicate dalla CISL, l'apertura dei cantieri per le grandi opere che darebbero occupazione e ancora approntare e risolvere le vertenze occupazionali quali quelle dell'area portuale di Gioia Tauro e degli scali aeroportuali di Reggio e Crotone. Oggi è un congresso importante, quello della CISL del pubblico impiego in Calabria, perché si tratta di un comparto fondamentale per la vita economica e sociale della nostra regione. Noi riteniamo che sulla pubblica amministrazione ci debba essere molta più attenzione, a partire proprio dall'istituzione regionale. Noi stiamo sollecitando da tempo una seria riforma dell'istituto regione e in questa direzione noi siamo convinti che bisogna lavorare e bisogna lavorare molto. Ecco, a proposito di Gioia Tauro, se ne parlava nel servizio, l'incontro al Ministero delle Infrastrutture sul porto di Gioia Tauro è durato circa 3 ore tra aziende, istituzioni e sindacati con la firma di verbale di riunione. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, al tavolo è stato presente il Ministro Graziano Del Rio. Il testo prevederebbe quella sospensione dello sciopero iniziato il 13 aprile e l'avvio di tavoli bilaterali tra governo MCT e governo e organizzazioni sindacali per far avvicinare le posizioni delle parti in merito alla trasparenza dei criteri per l'individuazione dei lavoratori in esubero, quelli 400 annunciati dall'azienda, e sul numero dei lavoratori da ricollocare in agenzia. Parallelamente, sempre secondo fonti sindacali, si riattiva il tavolo di coordinamento sugli stati di avanzamento dell'accordo di programma
firmato nel mese di luglio, che vede diversi investimenti per la riconversione del porto di Gioia Tauro. Parlavamo qualche giorno fa di acqua che esce torbida dai rubinetti di Montalto Ufugo. C'è stato un incontro tecnico fra il Comune e la Sorical per trovare una soluzione. Difficoltà, si è sottolineato, si hanno nel momento in cui si svuotano le tubazioni a causa di interruzioni del servizio della Sorical, soprattutto nei quartieri di Sant'Antonello e Settimo. Ci sarà probabilmente una pulizia straordinaria di queste tubature. Vediamo. Acqua sporca dai rubinetti, un problema che da tempo si trovano a fronteggiare i cittadini di Montalto Ufugo. Ecco come sgorga l'acqua dai rubinetti delle case. Adesso si cerca di correre ai ripari, così Sorical e Comune tentano di trovare una soluzione ai problemi di torbidità. Negli uffici della delegazione comunale, incontro tecnico tra il sindaco Pietro Caracciolo e il commissario liquidatore della Sorical, Luigi Incarnato. Presenti alla riunione l'assessore Bianca Verbeni e il responsabile comunale per il servizio idrico integrato Claudio Spizzirri. Per Sorical invece il capo compartimento nord Serena Collorafi, il responsabile dell'ufficio di zona Dino Costanzo e l'ingegnere idraulico Giuseppe Vigiani. Ebbene, cosa accade in alcune zone di Montalto Ufugo? Perché l'acqua a volte ha questo colore non proprio invitante? La rete in equilibrio con il flusso a regime costante riesce a garantire il servizio a tutte le utenze. Le difficoltà però, è stato sottolineato, si hanno nel momento in cui si svuotano le tubazioni a causa di interruzione del servizio Sorical oppure a causa di turnazioni, soprattutto nei quartieri di Sant'Antonello e di Settimo. Allora, come intervenire? Intanto è stato deciso di procedere ad una pulizia straordinaria di quelle porzioni di rete idrica dove si registrano fenomeni di torbidità e contemporaneamente attivare una nuova presa dalla condotta capodacqua per aumentare il flusso. Il Comune di Montalto proseguirà i lavori di efficientamento del servizio idrico, avviando anche una campagna di monitoraggio della rete comunale al fine di verificare portate e consumi, anche per ricercare eventuali perdite idriche oppure abusi. La Sorical inoltre, attraverso l'ingegner Collorafi, si è impegnata a cercare di ridurre i disagi alle utenze nei casi di interruzione di servizi della rete di adduzione. Clima costruttivo dunque per tentare di risolvere il problema che si trascina da anni, con enormi disagi per i cittadini. Niente scarica barile, nessun balletto di responsabilità, ma a quanto pare un incontro all'insegna della collaborazione, che ha analizzato le problematiche del territorio tentando di individuare le possibili soluzioni. E soddisfazione è stata espressa dal sindaco Caracciolo per la disponibilità dimostrata da Sorical. La speranza è che presto l'acqua marrone sia solo un brutto ricordo. Intanto, nel corso della riunione è stata affrontata anche la questione dei debiti. Quello di Montalto ammonta a circa 1.100.000 euro. Ebbene, il sindaco in questo caso si è impegnato a predisporre e presentare alla Sorical un piano di rientro. Arriva la conferma, dunque sospeso, interrotto lo sciopero di 10 giorni, iniziato il 13 aprile contro i 400 esuberi dichiarati da MCT, che per il momento sospeso dunque. L'avvertenza continua con i tavoli bilaterali tra il governo e l'azienda e il governo e i sindacati. Al ministero c'è ancora un presidio di un centinaio di lavoratori dello scalo calabrese. Questa è l'ultima notizia, adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. Aria fredda in quota di origine artica ha generato una bassa pressione al suolo, ora sui Balcani, che sta richiamando masse d'aria ancor più fredde direttamente dai territori della Russia settentrionale, che irromperanno sulla nostra regione a partire da stasera, apportando un deciso calo termico che domattina avvertiremo un po' su tutta la regione. Ribadendo quindi l'invito a non riporre in soffitta giacconi pesanti e maglioni di lana, adesso analizziamo nel dettaglio le previsioni sulla Calabria per le prossime 48 ore. Giovedì, nubi sparse su Vibonese e Regino Tirrenico, con deboli nevicate su Aspromonte e Serre Vibonesi oltre i 1100-1200 metri. Altrove poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata su Pollino e Sila, dove saranno possibili brevi nevicate oltre i 1000-1200 metri e piogge sulle zone limitrofe. Temperature in netta diminuzione ovunque, su valori anche di 4-5 gradi al di sotto delle medie del periodo. Analizziamo adesso lo stato di mari e venti. Giovedì l'intero Mar Tirreno, lo Ionio Cosentino e quello Crotonese saranno molto mossi. Il basso Ionio invece sotto costa sarà poco mosso, mentre a largo sarà anch'esso molto mosso. Ventilazione ovunque da nord-ovest moderata a tratti forte,
che in serata tenderà a disporsi da nord. Per previsioni dettagliate località per località, consiglio, come di consueto, di collegarvi sul nostro sito internet www.meteoincalabria.it e sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, la puntata odierna termina qui, grazie ed arrivederci al prossimo appuntamento. PG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.